Una buona serata dal Palabursi di Rubiera per la quinta giornata del massimo campionato di pallamano maschile Serie A Beretta. I Vikings Rubiera ospitano la Raymond Sassari, una delle formazioni tra quelle più accreditate per la lotta a scudetto, che ha cominciato la stagione decisamente bene con 3 successi nelle 3 partite giocate in campionato e si è anche tolta la grande soddisfazione di passare il primo turno in Coppa. È cominciata la partita, Vikings Rubiera in formazione rimaneggiata per questo match di campionato contro la forte squadra sarda, che ha il primo pallone da giocare in fase offensiva, schierata con Nardina all'ala sinistra, con Vrogliak al terzino sinistro, Kerin terzino destro della formazione sarda, e centrale Bardi, Bronzo e il pivot della formazione, mentre c'è il primo gol di Vrogliak, il pivot è Alikovic. 1-0 per Sassari, l'attacco di Rubiera che ha grossi problemi a livello di esterni con vari giocatori fuori. In questa partita c'è la parata sul tiro di Bonassi, dall'altra parte ancora Vrogliak, lo sfondamento del numero 45 di Sassari. In campo Rubiera con Vogliuvac tra i pali, Bonassi, Benci e Giovanardi terzini, Bartoli, si tratta di Roberto Bartoli, Bortolotti e Santilli all'ala destra. È presente in panchina, ma è assente in questo momento in campo e probabilmente non giocherà la partita il lettone Versakos, mentre è presente in panchina, ma anche lui non giocherà questa partita, l'altro terzino Oleari. C'è il fallo su Giovanardi, rischio di passivo per Rubiera. Non è neanche presente il pivot Pedretti, che è proprio in tribuna. Insomma, situazione di emergenza per Rubiera, che ora deve andare alla conclusione veloce. Ci andrà con Benci, fermato, ma c'è l'infrazione di passivo fischiata al capitano biancorosso. Mbaye prova ad accelerare il gioco, Kerin va dentro, c'è la parata di Vogliuvac, ma c'è il tiro di rigore. E 2 minuti subito combinati a Barbieri. Subito 2 minuti a Barbieri, non c'è stata neanche l'ammonizione per il giocatore rubierese, direttamente 2 minuti per aver spinto in fase di tiro l'avversario. Va sui 7 metri Pereira, terzino italo-brasiliano, contro Vogliuvac. La conclusione di Pereira, la rete di Pereira per il 2-0 Sassari. Quindi inizia subito in salita la partita per la formazione rubiarese, che oltre a essere sotto 2-0 ora anche l'inferiorità numerica, quindi toglie il portiere Luca Galluccio per giocare almeno la fase iniziale di questo attacco 6 contro 6. Deve ancora bucare Spanu la formazione rubiarese in questa partita. Bonassi gioca con Benci, però non c'è spazio, ancora Bonassi si butta dentro, perde il pallone, ma c'è un fallo per una spinta di Alikovic sul pivot rubiarese. Si riprende allora a giocare e quindi ritorna in campo Bartoli e torna ad uscire nel frattempo Vogliuvac. Vediamo questo attacco rubiarese con Bonassi per Bartoli, per la palla quasi persa da Giovanardi. Adesso ancora rischia il passivo Rubiera. Bonassi, c'è il fallo di piede di Bronzo. È evidente tutta la difficoltà che ha la formazione rubiarese già contro una squadra di alta caratura e poi dopo senza tutti questi giocatori, altra palla persa. Attenzione al contropiede con Nardin che va dentro dall'angolo, gran gol di Nardin. Gran gol di Nardin, 3-0. Inizio subito complicato per Rubiera,
che non trova soluzioni per ora in attacco, senza terzini di fatto si fa fatica, chi c'è è chiamato a non sbagliare mai, la palla per Bortolotti, c'è la trattenuta da parte di Vrogliak, anche questa probabilmente se erano due minuti subito quelli in precedenza e probabilmente lì erano, forse però erano due minuti anche questi perché è stata palese la trattenuta della maglia al pivot rubierese, la conclusione di Bonassi, c'è la parata di Spano, parte subito velocissima la formazione sarda con la conclusione, la rete in contropiede di Bronzo, è terminata l'esclusione numerica, è costata però parecchio a Rubiera, ma soprattutto ovviamente Rubiera fa fatica in attacco. Time out chiesto subito da Luca Galluccio per parlarci un attimo su. È chiaro che la partita in sé è molto complicata di suo, poi ovviamente mettiamoci tutte le assenze in casa rubierese e mettiamoci pure però anche un inizio di partita giocato con eccessivo timore reverenziale, magari ci vuole un pochino più di spigliatezza e un pochino più anche di pensiero positivo per la formazione rubierese, che questa sera non ha nulla da perdere al cospetto di una squadra strafavorita per le qualità tecniche, per la superiorità tecnica e anche per il fatto appunto che può contare pure sulle assenze in casa rubierese, quindi sarebbe anche giusto veder giocare Rubiera con un po' di meno di tensione, cosa che invece in questi primi 5 minuti scarsi di partita non abbiamo visto, anzi abbiamo visto tanto timore nel gioco della formazione rubierese. È terminato il minuto di sospensione, vediamo se il time out chiesto da Luca Galluccio scuote un pochino la squadra rubierese da questo inizio assolutamente negativo. Bonassi per Benci, esce Bortolotti, incrocia con Santilli per Giovanardi, Benci per Bonassi, Bonassi all'ala per Bartoli, la conclusione, ma c'è la parata da parte di Spanu, questa volta era una buona costruzione di gioco da parte di Rubiera, che rinda dall'altra parte, attacca la palla in mezzo chiuso a Lilovic. Alikovic bloccato questa volta dalla difesa rubierese, si ricomincia 4-0 per Raimond Sassari, l'attacco della formazione sarda, Kerin all'ala per Bronzo, Bardi ancora la palla per Kerin, la conclusione, c'è la parata di Voljuvac in tuffo sul primo palo, prova ad attaccare Rubiera, la palla per Bortolotti, e ancora l'errore però al tiro di Rubiera, che sbaglia tantissimo dai 6 metri, non se lo può permettere la squadra rubierese di sbagliare tutto questo, e c'è il gran gol di Bronzo dall'altra parte. Bronzo che è nato proprio quando il padre giocava a Rubiera, e curiosità però è la prima volta che mette piede sul parquet del Palabursi, dove invece ha giocato alcuni anni di altissimo livello il papà, che è stato una delle bandiere ovviamente della nazionale azzurra. Giovanardi per Bonassi, Bonassi per Benci, perde la palla malamente Benci. Rubiera ha cominciato veramente male questa partita. Baie. Sarà una serata di grossissima sofferenza per i colori rosso-blu questa sera. Attacco della formazione sarda, c'è un taglio dell'ala, la palla per Nardi, la conclusione, c'è la parata di Voljuvac ancora.
Ricomincia a giocare la Raimond, Bardi subito all'ala, Nardi la conclusione, la rete questa volta. 6-0. Bonassi per Benci, Benci per Kerin. Il contropiede con la conclusione, la rete di Alikovic. Esce Benci. E in campo a sorpresa va Versakov. È partito 7-0. Giovanardi, Benci, Versakov per Bonassi. Fischio arbitrale, c'è l'ammonizione per Nardi. Nardin. Versakov, la conclusione, la rete di Versakov. D'altra parte Kerin, la bordata di Kerin in rete. Ancora Versakov, ancora la rete di Versakov. ...8-2 il punteggio. L'attacco di Sassari. Va la conclusione, realizza Vroljak. Ancora Versakov. Non viene neanche ammonito Kerin. Boh. Giovanardi, Versakov per Santilli, Giovanardi per Benci, per Bonassi, Giovanardi, la conclusione è una parata ancora, mentre Santilli va al tiro, va in gol. 2 minuti a Alikovic. Era andato in rete Santilli. Si riprende da un 9 metri. 9-2 il punteggio in favore di Sassari. Bonassi per Giovanardi, Versakov, Versakov per Giovanardi. Bonassi, Bonassi va alla conclusione, c'è la parata, non fischiano gli arbitri. Esce Spanu, quindi gioca ora senza portiere Sassari quando siamo arrivati all'undicesimo minuto. 9-2 per la Raimond. L'attacco della formazione sarda con il doppio pivot in questo momento. Kerin, la palla arriva all'ala per la conclusione parata da Voljuvac di Nardin. Dall'altra parte Rubiera che però non riesce ad accelerare. 9-2 il punteggio, anzi per la precisione 2-9 il punteggio. Prova ad attaccare col doppio pivot Rubiera con la palla che arriva a Bartoli e Bartoli va a realizzare.
9-3 il punteggio, ancora senza portiere la Raimond. L'attacco della formazione sassarese, che ha veramente due bocche da fuoco di altissimo livello per il campionato italiano, come Kerin che ha la palla in questo momento. Palla per Bardi, Bardi va alla conclusione, trova la rete Bardi. Come Kerin e come Vrogliak. È terminata l'inferiorità numerica da parte della formazione sarda. Palla per l'ala Bartoli, questa volta non ha spazio per provare ad entrare. Poi c'è il cambio di gioco con la palla persa però da Rubiera, la perde anche Sassari in contropiede. Bella squadra comunque questa qua di Sassari. Indubbiamente abbiamo visto il Fasano la prima giornata, vediamo questo Sassari la seconda giornata, e la sensazione che il livello tecnico della Serie A sia indubbiamente cresciuto, almeno per queste squadre di vertice. Ha rischiato ancora di perdere malamente un pallone Rubiera. Entrato Bartoli, Davide come pivot, la conclusione parata di Versacos, e quindi può provare ad accelerare Sassari con la palla per Vrogliak che va alla conclusione, va a realizzare. Entra Garau al posto di Bartoli all'ala sinistra. Santilli per Giovanardi, per Versacos, bloccato da Kerin. Versacos per Bonassi, Bonassi per Giovanardi, la conclusione di Giovanardi e il gol. Quarto gol di Rubiera contro gli 11 della formazione sarda. Entra Pereira, è uscito Kerin, quindi va terzino destro Vrogliak. Struttura fisica nettamente differente, imponente quella degli esterni di Sassari, ovviamente limitata quella invece di Rubiera, che ricordiamo ha anche perso l'altro terzino Erlio Strada per tutta la stagione e deve ancora attendere che entrino, mentre passi di Pereira, deve ancora aspettare che entrino altri due esterni. Mentre c'è il tiro di Voljovac che ha cercato di sorprendere il portiere avversario, ma la palla termina alta. Dicevamo, mancano ancora Panettieri e Pasco Ila, quindi pratica la batteria dei terzini di Rubiera è veramente ridotta al minimo. 11-4 il punteggio. Poi è anche vero che insomma la testa di Rubiera deve essere, l'obiettivo di Rubiera deve essere, mentre c'è il gran gol di Pereira, mamma mia che gol che ha fatto Pereira, deve essere la testa di Rubiera ad altre partite. Santilli la conclusione, però sbaglia Santilli, mamma mia quanto sbagliamo tra ali e pivot, dobbiamo alzare le percentuali in queste conclusioni perché sono percentuali a più alta indice di realizzazione per le altre squadre, quindi bisogna che cresciamo anche noi in questo fondamentale che adesso ci vede particolarmente in difficoltà. La palla che arriva Pereira, la conclusione, la rete di Pereira.
Cambio di portiere nella formazione rubiarese, entra Salati al posto di Vogliuvac. La palla persa da Giovanardi, che non si è inteso in questo caso con Santilli. L'attacco della Raimond con Bardi per Bronzo, Bronzo per il pivot, la conclusione di Alikovic che trova la via della rete. Siamo già sul più 10, 14, mentre c'è il fallo di piede di Vroljak. Bonassi, Giovanardi, Versakovs, Versakovs la conclusione e c'è il rigore per la difesa in area. Conclusione che aveva scheggiato il palo. C'è il tiro di rigore che va a tirare lo stesso Versakovs. Palla in rete. Per fortuna c'è in campo lui che non avrebbe dovuto giocare, infatti i primi 10 minuti sono stati traumatici e senza di lui. Poi, pur in tutta la difficoltà, qualche cosa Rubiera ha sistemato con il Lettone in campo, ma ovviamente l'8-0 iniziale, come nella partita col Fasano, incide e non poco. Va dentro fino in fondo la conclusione, c'è la parata di Salati sul tiro di Vroljak. Riprende a giocare la Raimond, Bardi per Bronzo, Bronzo per Bardi, Bardi al pivot, la conclusione, la parata di Salati, era Vroljak. Questa volta c'è ancora una palla persa sul lancio in contropiede, bravo Nardin nel recupero. ...14-5 il punteggio. Pereira si alza ma non tira, Bardi va da Kerin, la palla arriva per la conclusione, la parata ancora di Salati, ma c'è il tiro di rigore per il fallo su Alikovic. Andrà Pereira al tiro di rigore. Pereira ha realizzato in precedenza, realizza anche questa volta. 15-5. Giovanardi, la palla per il pivot, la conclusione, la palla fuori di Bartoli, e continuiamo veramente a sbagliare dai 6 metri tutto il possibile. C'è infrazione di area, ma Salati aveva ancora parato, ma sbagliamo veramente troppo dai 6 metri, non è possibile, gli altri tendono a castigarci sempre in queste situazioni. Va la conclusione, va a realizzare dall'ara Garau, bel gol. Nove minuti alla fine di questo primo tempo da dimenticare per Rubiera. Prova a cambiare la difesa, adesso in punta va Giovanardi. Bardi per Pereira, ancora Bardi che si butta dentro, buona la palla per Bronzo, Bronzo va alla conclusione, va a realizzare. Dall'altra parte Giovanardi, la palla arriva a Bonassi che va alla conclusione, va a realizzare. Bonassi, settimo gol di Rubiera. 16-7 il punteggio.
Kerin, il taglio, la palla quasi recuperata da Santilli. Due minuti a Santilli. E c'è ancora inferiorità numerica per Rubiera. Doppio pivot con la palla per Bardi, palla persa però da Sassari. Prova ad accelerare Rubiera, ma ricordiamo che c'è l'uomo in meno. Esce dunque Salati ed entra Santilli, anzi no, ovviamente non Santilli ma Patroncini, che si va a posizionare il ruolo di ala destra. Tacco dunque di Rubiera con la palla per Garau che poi torna ad uscire. Giovanardi per Patroncini, l'attacco della formazione rubierese con Giovanardi si butta dentro per Bonassi per la palla, e ci sono due minuti per Bronzo. Due minuti per Bronzo per fallo su Bonassi in precedenza. 23esimo, 16-7 il punteggio. Va in doppio pivot Versa, cosa adesso? Vediamo questo attacco con Bonassi per Giovanardi che va a realizzare, bravo! Bravo Giovanardi, buona l'intesa con Bonassi utilizzando questa superiorità numerica. Time out chiesto dalla Raimond Sassari, che comunque ha 8 lunghezze di vantaggio, che poi alla fine sono l'8-0 dei primi 10 minuti, quelli giocati da Rubiera, ribadisco, con troppo timore reverenziale. Scusate, 23-25 il punteggio. Otto lunghezze di vantaggio per la Raimond Sassari, ovviamente continua a fare una gran confusione. 23-25 è il minutaggio, quindi restano 6 minuti e 35 secondi da giocare in questo primo tempo. 8-16 il punteggio. Inferiorità numerica per Rubiera, come inferiorità numerica c'è anche per Sassari in questo frangente. Si può ricominciare a giocare. L'attacco della formazione sassarese che gioca senza il pivot, senza il portiere. Bardi va all'ala, non entra De Logu che poi esce per lasciare spazio. La conclusione però di Pereira, una fucilata dell'italo brasiliano, va a realizzare il 17esimo gol per la sua squadra. Rubiera attacca con uno in meno, anche perché sta per rientrare il giocatore che ha due minuti. Giovanardi all'ala per Patroncini, la conclusione, la rete di Simone Patroncini. È il nono gol di Rubiera contro i 17 di Sassari. Tornano in parità numerica,
non tornano in parità numerica, sono adesso in parità numerica sul fronte offensivo perché è fuori il portiere nella formazione sassarese. Bargelli, la palla arriva a Pereira, Pereira per Bardi, Bardi all'ala, Nardin sul primo palo va a realizzare. 18esimo gol per la formazione sarda. Versakos, la palla per il pivot, c'è ancora però la parata del portiere. Ci ha provato Bartoli, è stato respinta la sua conclusione. Ancora l'attacco dei Vikings con Giovanardi per Bonassi, Giovanardi, Garau, Garau per Bonassi, Bonassi per Giovanardi, Giovanardi ancora, Bonassi, devono ricostruire tutto e rischiano il passivo. Giovanardi, Giovanardi, la palla per il pivot, la conclusione, stavolta c'è la rete di Bartoli. 10° gol di Rubiera, dall'altra parte Kerin, Kerin per l'attacco, la formazione sarda con la palla fuori, la palla fuori, esatto, palla fuori, ha visto bene il direttore di gara che era proprio in linea con la linea di fondo. Bonassi, Bonassi per Garau, Giovanardi, Giovanardi per Versakovs che chiede calma. Vediamo l'attacco della formazione rubiarese con Garau che incrocia esterno. Giovanardi, Giovanardi va alla conclusione fuori, però si era alzato bene, prova il contropiede, mamma mia, e già dall'altra parte va a realizzare Alikovic. Dieci a 19 il punteggio. Continua ancora questo schema come in precedenza. Giovanardi, Giovanardi, cambio di direzione, va dentro, e rigore, due minuti che non vengono dati, ma c'erano tutti. Bravo Giovanardi, cambio di portiere, entra Leban, esce Spanu. Ancora Versakos dai 7 metri, la conclusione, la rete di Versakos, e siamo 11 Rubiera, 19 Sassari. Versakos va in panchina, rientra Barbieri per la fase difensiva. 2 minuti e mezzo alla fine di questo primo tempo, controllato fin dall'inizio dalla Raimond. Kerin, Kerin perde ancora il pallone, torna in attacco allora Rubiera che prova ad accelerare. Bonassi per Versakos, Versakos, la conclusione, la rete di Versakos. Versakos 12 a 19. Il punteggio. Pereira per Bardi, Bardi, cambio di direzione, va là, là. No, incredibile la conclusione, la rete di Bargelli, aveva intercettato Patroncini ma non è stato fortunato, la palla è terminata in mano al pivot sassarese che ha potuto realizzare indisturbato. Bonassi per Giovanardi, Giovanardi per Versakos, c'è un fallo. Si riprende dai 9 metri, 12 a 20 il punteggio. Giovanardi, Versakos, ancora Giovanardi, Bonassi, Bonassi, si rischia il passivo, bisogna andare al tiro.
Versakos per Giovanardi, Giovanardi si butta dentro, subisce il fallo. Adesso bisognerà andare al tiro, qualcheduno. Va Versakos, la conclusione, la rete di Versakos. ...30 secondi alla fine, 13-20 il punteggio. L'attacco, per questo ultimo attacco, con Pereira per Bardi, Bardi centralmente per Pereira che va ancora da Bardi, Bardi va la palla fuori, finisce qua il primo tempo con la Raimond Sassari meritatamente in vantaggio 20-13 grazie ad un 8-0 iniziale che pesa ovviamente tantissimo sull'economia del match. Rubiera si è ripresa nella seconda parte, ma è ovvio che ha pagato tanto, tantissimo, anche il timore reverenziale nei confronti di un avversario decisamente più strutturato e più forte, perché è giusto riconoscere la netta superiorità della compagine sarda.
Si riprende a giocare qui al Palabursi di Rubiera al secondo tempo di questo confronto della quinta giornata di andata del campionato di Serie A Beretta di pallamano maschile. Primo tempo concluso sul 20-13 in favore della Raimond Sassari. Sui Vikings Rubiera, Raimond Sassari che è partita subito 8-0, vantaggio per la formazione sarda, mentre c'è la parata sulla conclusione di Bonassi, perde il pallone però la squadra sarda, Versakos va dentro e va a realizzare il 14° gol di Rubiera, mentre atterra un giocatore sassarese sullo scontro in precedenza con Bonassi. Si rialza il giocatore in questione, che era Nardin. 14-20 il punteggio, dicevamo, subito un 8-0 con Rubiera che senza una squadra, di fatto un set iniziale di giocatori, perché gli mancano 7 giocatori della rosa, la formazione rubierese ha subito patito l'impatto durissimo con la forte squadra sarda. Ora Bardi prova ad attaccare, va dentro e va a realizzare questo gol. E poi Rubiera ha messo in campo Versakos, che non avrebbe dovuto giocare questa partita, palla persa da Bonassi che non è riuscita a servire all'ala Garau, e questa situazione ha portato ad un parziale recupero. Adesso però il 2-0 con il gol timbrato da Vrogliak. Torna fuori Salati, ritorna in campo Voljuvac. 22-14 il punteggio. Attacco della formazione rubierese con Bartoli, Benci per Bonassi. Bonassi va alla conclusione, deviata, c'è la palla che arriva direttamente in mano. La palla recuperata però da Versakov su Kerin, prova Versakov ad accelerare, poi Versakov indietro per Benci che però non trova la porta. Spiazza il portiere ma non trova la porta. Poi la palla recuperata quasi da Barbieri. Peccato, potevamo sfruttare meglio questa occasione per provare ad accorciare un po' le distanze. L'attacco di Bardi va dentro, c'è la parata di Voljuvac, palla recuperata da Rubiera, poi Versakos per Bonassi ancora per Versakos, ancora Bonassi, la palla per il pivot ma strattonato, gli arbitri non fischiano. E va ancora a parare Voljuvac. Vediamo un po' questo attacco. La formazione rubierese con Santilli per Bonassi per Benci ancora Bonassi, Versakovs. La palla per Bonassi attacca centralmente, poi all'ala, non arriva il pallone a Garau per la deviazione di un difensore. Bonassi per Benci, doppio pivot, Benci per Versakos, la conclusione di Versakos, la parata di Spanu. ...22 a 14 il punteggio. Vediamo questo attacco di Sassari con Bardi la conclusione, ancora la parata di Versakos, poi prova ad accelerare Rubiera con di Voljuvac, Versakos la palla per il pivot, va alla conclusione, va a realizzare Bartoli, Davide Bartoli, secondo gol per il giovanissimo pivot rubierese.
e a Rubiera ancora meno 7. 22 a 15 il punteggio. Vediamo questo attacco Nardin per Kerin, la palla gira ancora per Bardi all'ala per Bronzo che non può entrare, attenzione che ci proverà, non ci prova, rischiano di perdere la palla i giocatori sassaresi, poi Bardi il sottomano, la parata di Voljovac, la palla è ancora lì. Vabbè, palla data a Sassari con secondo me Alikovic che questa volta aveva spinto ma per gli arbitri no, e quindi resta in attacco Sassari, Bardi, la conclusione, la palla in rete questa volta di Bardi. 23esimo gol di Sassari. Bonassi per Versakov, per Giovanardi, ancora Versakov, va dentro. Se hai dato due minuti però subito dopo pochi secondi di gioco a Barbieri dovevi dare due minuti anche qua allora, perché se no non c'è coerenza nella fischiata arbitrale. Vediamo questo attacco allora ancora di Rubiera con Giovanardi, Bonassi, Versakov all'ala, la palla ancora buona con Bonassi per Giovanardi per Versakov, non si intendono, attenzione che c'è il rischio passivo, palla persa. Ventitré a 15 il punteggio. Bardi per Kerin. Kerin giocano ancora i terzini, poi la palla al centro non arriva però al pivot, prova il lancio in contropiede per Garau ma non ci arriva Garau. Ventitré a 15 il punteggio. Rogliac per Bardi, va al passaggio Bardi, poi Kerin, ancora Bardi, il pivot, si gira, va al tiro e va a realizzare. Alikovic, 24esimo gol. Dall'altra parte la palla per il pivot rubierese, viene fermato da Mbaye. Bartoli. Ventiquattro a 15, tornano 9 le lunghezze di vantaggio per la Raimond Sassari. Giovanardi, Versakov, sale Garau, ancora Giovanardi, la palla all'ala per Santilli, c'è il rigore, due minuti. C'è il rigore, due minuti per Nardin. Per il fallo su Santilli in salto. Versakov ancora dai 7 metri. La rete di Versakov. 16esimo gol per Rubiera. Gioca senza portiere questo attacco, ovviamente Sassari. Kerin duetta con Bardi, va a doppio pivot Bronzo. La palla per Kerin. Salta, conclusione, prende il palo in pieno
Vrogliak, poi il recupero di Rubiera che prova ad accelerare con Versakos. Versakos va via col cambio di direzione, però si fa parare il tiro da Spanu, aveva fatto tutto bene. Aveva fatto tutto bene, ma si è fatto parare il tiro. Bravo Spanu. 24 a 16 il punteggio. Kerin, la conclusione. Kerin, quarantenne dalla lunghissima carriera, giocatore esperto. Trova la rete Giovanardi, la palla per Benci, Benci per Versakos che va dentro, c'è la respinta ancora del portiere. Anche questo è un secondo tiro a percentuale che dovrebbe essere alta e invece viene sbagliato da Rubiera, anche se Versakos è sicuramente il migliore in questa partita per la formazione rubierese. 25 a 16 il punteggio, ancora doppio pivot con Bronzo che va sulla linea dei 6 metri, Kerin attacca centralmente, subisce il fallo. Si butta dentro e va in rete Vrogliak, che ha tanti centimetri e tonnellaggio in più rispetto alla difesa rubierese. La palla all'ala per Santilli che trova finalmente il gol. Siamo sul 26 a 17 il punteggio. Vrogliak per Bardi. Bardi si butta dentro, va a concludere fuori. L'attacco di Benci. Benci, il sottomano, si ritrova la palla in mano. Non è valido il gol, cambio, torna un po' in panchina Versakos, ritorna Bonassi, che deve prendersi qualche tiro di più in questa squadra. Garau, Giovanardi, Benci, Giovanardi, la conclusione di Giovanardi, c'è la parata di Spanu che poi lancia il contropiede. Arriva Bargelli che va a realizzare. Bargelli. 17 a 27, torna più 10 Sassari. Vediamo questo attacco, siamo senza Versakos e quindi proviamo a vedere se riusciamo a costruire qualche cosa. Benci per Giovanardi, Giovanardi centralmente per Bonassi, Bonassi per Santilli, Giovanardi, Giovanardi adesso non tira, va da Benci, adesso bisognerà tirare qualcheduno, va Bonassi che viene fermato. Bonassi s'alza, tira, viene murato, subito la palla per Giovanardi che deve andare al tiro, è passivo. Non ci siamo su queste cose, non ci siamo con la testa proprio, cioè è gioco passivo, dobbiamo andare al tiro, è inutile che cerchiamo un extra pass. Torna in attacco Sassari sul più 10 quando ci avviciniamo a metà della ripresa. Bargelli per Kerin, Kerin, Bardi, Bardi, la palla per la conclusione, la rete di Vrogliak.
28 Sassari, 17 Rubiera. Esce Bartoli, torna Bortolotti. Garau, Giovanardi, Giovanardi, Benci, Benci, la conclusione deviata e c'è la parata. Ventotto a 17. Pereira ora gioca a ruolo di terzino sinistro, è passato a terzino destro Vrogliak. Pereira cambia il gioco, quasi palla, anzi palla recuperata, vediamo se Rubiera prova ad accelerare un po', palla per Santilli, Benci, Benci va su, va a concludere, c'è ancora la parata. Da parte di Spanu. Torna in attacco con calma Sassari con Pereira, Bardi. Bardi tacca centralmente la palla per il pivot, Bargelli che va a realizzare. Time out chiesto dall'allenatore di Rubiera Luca Galluccio. Niente, senza Versakov in campo siamo disastrosi perché non riusciamo più ad avere tempi a creare qualche cosa di pericoloso, ma diventiamo improvvisamente tutti paurosi e questo ovviamente non te lo puoi permettere. 29 a 17 il punteggio. Meno 12. Vediamo come uscirà la squadra dal timeout di Luca Galluccio. Ma al di là dell'indiscussa superiorità tecnica fisica della formazione sassarese, che è evidente, palese e non è mai stata in discussione neanche prima dell'inizio della partita, l'impressione è che Rubiera abbia giocato già da sconfitta comunque dal fischio d'inizio. 17 a 29. Mancano 13 minuti e 34 secondi. Si riprende dunque a giocare. Santilli per Giovanardi, Giovanardi per Benci, Benci preso al collo da Pereira. Bonassi, Bonassi per Benci, Benci va alla conclusione deviata. Il problema è che Bonassi non tira mai. Bargelli, sfondo di Bargelli, questo ha proprio spinto via il difensore con il braccio. Comunque il trentesimo gol di Sassari. Dicevo, l'impressione, Bonassi non tira mai in questa situazione, probabilmente invece dovrebbe essere il primo terminale offensivo invece che giocare solo a costruire il gioco.
se non altro per provare qualche alternativa, perché Benci non è riuscito fino ad ora. Bonassi va dentro, c'è la parata, ma c'è il rigore, sì, per la difesa in area è evidente. 7 metri per Rubiera. Va Giovanardi dai 7 metri, realizza Giovanardi. Diciottesimo gol per Rubiera contro i 30 però già messi a referto da Sassari. L'attacco Bardi per pallone che arriva Pereira, Pereira parte, è un treno e va a realizzare. Ovviamente Bortolotti non può neanche pensare di fermarlo, perché o gioca più sull'anticipo dell'azione difensiva, oppure una volta che lui parte non lo fermi più. Giovanardi, Giovanardi va da Versacos, Versacos ancora Giovanardi, Giovanardi per Bonassi, Bonassi va dentro, subisce il fallo. Giovanardi per Versacos, attenzione al passivo, bisogna che andiamo al tiro, quindi vediamo di costruire qualche cosa. Sbaglia il passaggio Giovanardi, va in contropiede subito Sassari, rischia il doppio palleggio, ma va a realizzare Bomboi. 32-18. Bartoli per Bonassi, per Giovanardi, Bonassi, Versacos, Bonassi, niente, non va il tiro, Versacos, la palla che arriva, Santilli, ma tira sopra la traversa, niente, Bonassi non tira più, tirano tutti, potrebbe tirare anche lui, palla persa da Pereira, Giovanardi, Giovanardi per Bartoli, ancora Giovanardi, Giovanardi attacca, va la conclusione, c'è la parata. Bisogna asciugare il parquet nel frattempo. Ventesimo minuto, anzi quasi ventunesimo nella ripresa, 32-18 il punteggio in favore della formazione sarda. Partita mai in discussione, bisogna dirlo, per merito indiscusso della Raimon Sassari e demerito altrettanto indiscusso di Rubiera. Versacos per Bonassi, Giovanardi, Versacos, Bonassi, Bonassi prova ad attaccare, va dentro, viene fermato da Pereira. Giovanardi, Giovanardi, Vallala, Bartoli, Bartoli per Bonassi, per Versacos, Versacos all'ala per Santilli che non va dentro, non riesce a trovare il tempo per saltare, ancora rischio di gioco passivo. Versacos, la palla per il pivot. Fischiano gli arbitri, va in contropiede Sassari con la palla in rete da parte di Bomboi. 33esimo gol per Sassari.
Rubiera si è fermata dopo un discreto momento, si è completamente bloccata. Bonassi per Versacos va su, va da Giovanardi in elevazione, ancora Versacos, la palla all'ala, ancora Versacos, la cannonata di Versacos, va in gol Versacos, il 19° gol di Rubiera. L'attacco della Raimond con Bardi che non è mai sceso. Pereira va ancora a cambiare la conclusione dalla distanza di Vrogliak, che va a trovare il 34° gol. Fuori Voljuvac, ci sono minuti per Rivi in questa partita. Versacos, la palla per Giovanardi, non si intendono, stavolta era sbagliato il passaggio di Versacos. Altra palla persa. Pereira per Bardi difende in area probabilmente Bartoli, ma Bardi va comunque a realizzare il 35° gol dei suoi. Giovanardi viene fermato fallosamente. Bonassi per Giovanardi, Bonassi Versacos, Bonassi per Giovanardi. Va alla conclusione, prende il palo Versacos, poi va in contropiede già dall'altra parte dell'Osu e va a realizzare 36° gol. Bonassi, 19-36. Per Giovanardi, Versacos, la palla per la conclusione di Bortolotti. L'errore ancora una volta dai 6 metri. Versacos, la palla per Giovanardi, ancora Versacos per Bonassi Versacos, Giovanardi chiuso, fermato. Giovanardi fermato, va Versacos per Giovanardi che va a sfondare. Palla circola per linea esterna, alla fine c'è l'errore ma recupera Pereira che si butta dentro, viene fermato fallosamente da Giovanardi. Si possono fermare solo così, con più aggressività in anticipo. Pereira ora andrà su, va alla conclusione, c'è la parata di Rivi. Giovanardi per Bonassi va finalmente a fare un tiro, prende il palo, però se dobbiamo aspettare il 57°
perché faccia un tiro Bonassi, mentre dall'altra parte Bargelli va a realizzare. Due minuti e mezzo alla fine. Sassari senza nessun problema strappa la vittoria qua a Rubiera, contro un Rubiera in tono assai dimesso e molto confusionario. Bonassi, la palla per Bortolotti, Bortolotti va a realizzare, 20° gol di Rubiera. Venti a 37 il punteggio. Bardi, Pereira, Pereira si accentra, va su Fotente, poi cambia bellissimo all'ala e va a realizzare Delogio. 38° gol di Sassari. Palla per Barbieri, Barbieri per Giovanardi, per Bonassi, Bonassi, Giovanardi, Giovanardi va dentro e va a realizzare. ...38 a 21, durissima lezione per i Vikings Rubiera in questa partita contro la Raimond Sassari. Bardi per Pereira, che rischia di perdere il pallone, lo salva in un qualche modo. Poi va alla conclusione, prende in pieno la traversa Vroljak. La palla è per Rubiera, mancano 15 secondi. Bonassi, Giovanardi, per Bonassi, per ancora Giovanardi. Giovanardi la finta, va a concludere fuori, ma termina qua 21 a 38, altra vittoria per la Raimond Sassari, decisamente in scioltezza contro un dimesso team rubiarese che ha fatto quello che si pensava sulla carta, cioè la vittima sacrificale, in un modo però troppo netto. Insomma, c'è da riflettere parecchio in casa rubiarese, mentre Sassari continua nella sua corsa a punteggio pieno.